Quando viaggiamo con i treni regionali, ammiriamo dal finestrino il panorama che, come un film, scorre davanti ai nostri occhi. Vallate e montagne, fiumi e laghi, borghi e città. La città di Chiusa, in Alto Adige, si trova nella Valle Isarco, a 523 metri di altitudine, ed è una delle porte di ingresso alle Dolomiti. La valle è percorsa dalla strada del Brennero, l'antica via Claudia Augusta, importante corridoio di transito tra il nord e il mondo mediterraneo, che nel Medioevo era conosciuta come Via degli Imperatori. Questo territorio era abitato fin dall'antichità dai Reti, un'antica popolazione che Plinio il Vecchio riconduce a un'origine etrusca. Chiusa è conosciuta in vari modi. Città del Dürer, perché qui l'artista tedesco soggiornò e disegnò la Grande Fortuna, dove per la prima volta abbiamo la rappresentazione della città. Chiusa è anche la città degli artisti, perché tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento un gruppo di pittori fondarono in questo borgo una vera e propria colonia di artisti. Dalla stazione ferroviaria, dopo una breve e piacevole passeggiata, ci troviamo nel centro di Chiusa. Il carattere pittoresco del borgo ci porta in una dimensione fuori dal tempo. La visione di un borgo medievale rimasto quasi intatto. Ma le città non nascono dal nulla, nascono nel tempo e per diverse ragioni di ordine storico, politico, economico, culturale. E fino all'anno 1000, Trento era l'unica vera civitas del Tirolo. Poi, tra il 1000 e il 1300, vengono fondati 14 nuovi borghi, tra cui Chiusa, il cui nome rimanda agli antichi sbarramenti di confine molto diffusi da queste parti. La sua fondazione è documentata per la prima volta nel 1027 in una bolla dell'imperatore Carlo II. All'occhio del viaggiatore non sfugge l'incantevole vista del monastero di Sabiona che sovrasta la città, l'acropoli del Tirolo. Come qui viene chiamato il monastero che è un emblema della Valle Isarco e uno dei più antichi monumenti cristiani dell'Alto Adige. Per queste e per altre ragioni, Chiusa è stata inserita nel circuito dei borghi più belli d'Italia. Dopo i fasti del Medioevo e dell'età moderna, alla fine del Seicento, Chiusa vive una nuova fioritura grazie allo sfruttamento delle miniere d'argento e di rame. La costruzione della ferrovia del Brennero e la contemporanea costruzione della stazione ferroviaria di Chiusa nel 1867 diedero un ulteriore impulso alle attività economiche e al turismo. Il treno diventa il mezzo di trasporto più diffuso per le persone e per le cose. E a Chiusa portò molti turisti, che diversamente da altre città altoatesine, qui furono soprattutto pittori, scrittori e musicisti, tutti attratti dall'idea che il più famoso dei trovatori tedeschi, Walter von der Fuggerweide, fosse nato proprio a Chiusa. Per quasi mezzo secolo Chiusa divenne la Mecca del Romanticismo. Si dipingeva, si scriveva, si faceva musica. Le facciate,
le mura merlate, le insegne in ferro battuto, le piazze, i vicoli col nome delle attività artigianali e un centro storico in perfetto equilibrio tra romanico e gotico mantengono immutata l'originale struttura medievale. I primi edifici che incontriamo entrando a Chiusa, passeggiando dalla città alta alla città bassa, sono la casa Vechmaha, la chiesa degli apostoli in stile gotico, il municipio, la casa della dogana vescovile e la chiesa di Sant'Andrea, forse la più bella delle chiese gotiche sudtirolesi. Uno dei luoghi più affascinanti e carichi di storia di Chiusa è il Museo Civico. Il museo si trova nell'ex convento dei Frati Minori Cappuccini, un complesso religioso fortemente voluto dalla regina di Spagna Maria Anna d'Asburgo per esaudire il desiderio del padre confessore Gabriel Pontifeser, nato a Chiusa. Il complesso religioso, costituito dal convento dei Cappuccini, dalla chiesa dei Cappuccini e dalla cappella di Loreto, venne edificato tra la fine del 600 e gli inizi del 700. La regina di Spagna, oltre che alla costruzione di questo complesso architettonico, donò una straordinaria collezione unica nel suo genere, il tesoro di Loreto. Composta da preziosi incunaboli, opere sacre, oreficeria, tessuti e pregevoli dipinti. Tutte le opere furono realizzate nel XVI e nel XVII secolo da noti artisti italiani, spagnoli e fiamminghi. Nel 1986 fece scalpore la notizia che diversi pezzi del tesoro di Loreto vennero rubati per essere poi recuperati dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale alla fine del 2013. Il furto fu così clamoroso che venne definito il colpo del secolo. Dal convento, passando per il chiostro, entriamo nella chiesa dei Cappuccini. La chiesa in stile barocco è consacrata a San Felice da Cantalice, raffigurato nella statua in marmo posta sopra il portale principale. La chiesa conserva due pregevoli opere d'arte: la pala dell'altare maggiore e quella della cappella laterale, opere del pittore e incisore lombardo Paolo Pagani, attivo nelle principali corti europee e celebrato come il pittore ufficiale della regina di Spagna. Viaggiare con i treni regionali per raggiungere i borghi storici dell'Alto Adige è facile e divertente. Il paesaggio a fine Ottocento era un genere particolarmente diffuso in Europa. La sezione dedicata alla colonia artistica di Chiusa, ospitata nel Museo Civico, racconta e testimonia la nascita e la crescita di questa colonia che soggiornò a Chiusa tra il 1874 e il 1914 e che fece del paesaggio uno dei motivi prediletti.
I loro dipinti, tutti legati a questo territorio, fecero circolare l'immagine di Chiusa e della Valle d'Isarco in tutta Europa e vennero pubblicate sulle più prestigiose riviste d'arte. Tra i dipinti esposti, oltre a quelli del tedesco Alexander Köster, il più autorevole pittore di questa colonia, ci sono opere di Hans Pfrader, che nacque a Chiusa e fu influenzato da Klimt e dall'atmosfera viennese, dove proprio in quegli anni nasceva la psicoanalisi con Freud, la nuova musica di Mahler e Schoenberg e la poesia di Hugo von Hofmannsthal. E ancora le opere post-impressioniste di Josef Teffner, pittore che a cavallo tra 800 e 900 aderì al movimento di riforma di Monaco che segnò nell'arte il passaggio da una società agricola ad una società industriale. Per quasi mezzo secolo, Chiusa divenne un piccolo crocevia culturale tra l'Europa del Nord e l'Italia. Uscendo da Chiusa, sull'adiacente Monte Sabiona, si trova Castel Branzol, un'antica roccaforte che fu importante per il sistema difensivo di Chiusa. Una leggenda popolare narra che un tempo due tunnel sotterranei collegassero il Castel Branzol al centro di Chiusa e la fortezza di Sabiona. Un altro sito storico di grande interesse è Castel Garnstein, che in passato aveva la funzione di proteggere le ricche miniere di rame tra le più importanti del Tirolo. Birra è tra le più antiche bevande alcoliche del mondo, conosciuta già dall'antico Egitto e nella Mesopotamia. Il Tirolo e la birra, qui molto diffusa, hanno in comune il carattere unico, gustoso e inconfondibile. Benvenuti a Chiusa, provincia di Bolzano, uno dei borghi più belli d'Italia. Oggi vi faccio vedere come si fa la birra qua nel Gasselbräu, che è della mia famiglia. Seguitemi. Questo qua è il magazzino del malto. Qui comincia il passo di fare la birra. Abbiamo certi tipi di malto perché abbiamo certi tipi di birra. Ogni birra ha la sua ricetta. Qui abbiamo il mulino dove viene macinato il malto. Senza macinare non possiamo fare la birra. Qui adesso siamo nella sala di cottura. Abbiamo macinato il malto. E questo qua è il secondo passo. Il malto viene giù proprio nella pentola che si trova qui e viene mischiato con acqua con 62 gradi e vengono tirati fuori dal malto i zuccherini fermentabili. E in questo momento mettiamo anche dentro il luppolo, una volta all'inizio della bollitura e una volta verso la fine. Quando è finita la bollitura, dopo un po' di riposo, andiamo giù nella cantina di maturazione e fermentazione. Questo è un timo di fermentazione. Adesso vi faccio vedere com'è il mosto, come si vede dopo una giornata. E oggi vi faccio vedere com'è bello la schiuma. Qui abbiamo la spina. Questo qua ci toglie un po' la schiuma, se no arriva solo schiuma. Controlliamo certamente l'occhio. Abbiamo dei birre diversi, più scure, e il gusto del naso e anche il retrogusto e tutto quello che serve. Buona! Nel piccolo centro storico di Villandro si trova il castello Steinbruch, sede un tempo del tribunale trasformato poi in locanda. Castello Steinbruch è fortemente radicato nella storia di Villandro
ed Elizabeth, la proprietaria, è la custode di questa bellissima struttura che dispone di 12 suite con ristorante stellato annesso. Buongiorno, io mi chiamo Elizabeth Rabensteiner e abito a Villandro, un piccolo paesino vicino Chiusa, e sono la proprietaria di questo castello Ansitz Steinbock, un bellissimo albergo dentro con 12 suite di lusso e due ristoranti, un ristorante à la carte e un ristorante gourmet fine dining. Adesso ci troveremo 7 metri sotto la terra, di preciso sotto la strada che passa dal paese storico alla chiesa. Come il nostro castello è stato dal XII secolo al XV secolo un tribunale, ci troveremo in galera. Noi adesso abbiamo trasformato in un posto molto più piacevole, è la nostra cantina dove facciamo delle degustazioni, delle cene private, delle feste piccole, dei aperitivi e dei digestivi. Adesso ci troviamo in una delle nostre stube. Stube in Alto Adige vuol dire sala di pranzo e noi abbiamo due di queste, una del XII secolo e questa del XV secolo. Il Krapfen è un dolce tipico tedesco diffuso in tutta l'Europa centrale, presente anche in Trentino Alto Adige, dove è protetto come prodotto agroalimentare tradizionale. Da queste parti si dice che un vero intenditore ne gusti 3 alla volta, il primo in bocca, il secondo in mano, il terzo sott'occhio. Oggi preparo un tipico piatto, il Krapfen, il nome è Zacherlinger. Abbiamo le patate cotte, la farina 00, la farina sigale, il tuorlo, un po' di sale e prima ho messo un po' di burro liquido e facciamo l'impasto. Aggiungiamo tutti i prodotti, un po' di sale. Quando l'impasto è pronto, bisogna che mettiamo adesso per 30 minuti il frigorifero per riposare. La ricetta è praticamente molto facile da fare. Poi abbiamo preparato la besciamella di spinaci che era quasi ripieno di questo caffè. Poi taglio con un coltello e chiudo il caffè. Sì, la ricetta quasi atipica anche a Villandro. Eccola, abbiamo il nostro Krapfen. Per friggere servono 3 minuti. Giriamo anche un po' che prende colore da tutte parti. Eccolo, il nostro Krapfen è pronto. Metto sulla carta, un po' asciugare. E adesso possiamo impiattare. Ho fatto la forma di tradizione, si può fare anche più piccole, rotonde, quadrati. Mettiamo in questa scatola con un po' di fieno. Krapfen è servito, buon appetito!